Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i segni dell'otite nei bambini piccoli. I segni e i sintomi dell'otite nei bambini piccoli possono variare in base all'età e alla gravità dell'infezione. Ecco alcuni dei sintomi più comuni che i genitori dovrebbero monitorare. Dolore all'orecchio. Il segno più evidente di un'infezione all'orecchio nei bambini è il dolore all'orecchio. Tuttavia, poiché i bambini piccoli possono avere difficoltà a comunicare il loro disagio, potresti notare che il tuo bambino si tocca o tira l'orecchio, piange più del solito, soprattutto durante la notte, diventa irritabile o sembra molto scontento. Febbre. L'otite può essere accompagnata da febbre. La febbre può variare da lieve a moderata o essere più alta, a seconda della gravità dell'infezione. Perdita di appetito. I bambini con otite possono perdere l'appetito a causa del disagio e del dolore. Potrebbero mangiare meno o rifiutarsi di mangiare del tutto. Difficoltà nell'addormentarsi. Il dolore all'orecchio può rendere difficile per il bambino addormentarsi o dormire bene durante la notte. Potresti notare un cambiamento nei modelli di sonno. Secrezione dall'orecchio. In alcuni casi, l'otite media può causare la fuoriuscita di pus o di un liquido chiaro dall'orecchio infetto. Questo può verificarsi quando il timpano si rompe a causa della pressione dell'accumulo di liquido. Irritabilità. Il bambino potrebbe sembrare più irritabile o infelice del solito a causa del dolore e dell'incomodo causati dall'otite. Problemi di udito. A causa dell'accumulo di fluido nell'orecchio medio, il bambino potrebbe sperimentare una temporanea perdita dell'udito o sentirsi come se avesse l'orecchio tappato. Tosse o raffreddore. Nei bambini più piccoli, i sintomi dell'otite possono essere confusi con i sintomi di un raffreddore o di un'infezione respiratoria superiore. Tuttavia, l'otite è spesso associata al dolore all'orecchio, che potrebbe non essere presente con un semplice raffreddore. Se sospetti che il tuo bambino possa avere un'infezione all'orecchio, è importante consultare un pediatra o un medico. Il medico esaminerà l'orecchio del bambino e potrebbe raccomandare il trattamento, come antibiotici, per affrontare l'infezione. La diagnosi e il trattamento tempestivi sono fondamentali per prevenire complicazioni e alleviare il disagio del bambino. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.